Da oggi presidente dell'Associazione dei Sindaci, qual è l'obiettivo da raggiungere? Innanzitutto la promozione e lo sviluppo del territorio. E sono veramente lusingata di questa nomina che oggi ho ricevuto e da parte mia vi è l'impegno per raggiungere al massimo e al meglio i risultati che questa commissione si prefigge di raggiungere. E al primo posto va comunque un'attenzione particolare per il territorio, perché noi amministratori di piccoli territori lavoriamo per lo sviluppo e la promozione del nostro territorio. Quindi ci auguriamo che questo strumento sia uno strumento innanzitutto che raggiunga anche gli obiettivi e i risultati che la provincia si prefigge di raggiungere, cercando di accorciare i tempi e di saltare un po' tutti quei passaggi che la burocrazia, quindi tutta quella tempistica necessaria per alcune procedure, comporta. Quindi l'augurio nostro, l'auspicio che faccio a tutta la commissione di lavorare per lo sviluppo e per il benessere del territorio. Quali le carenze da superare insieme? Le carenze sono tante perché comunque le criticità dei territori sono presenti su diversi aspetti e adesso fare un elenco, una classifica di quelle che sono le criticità o le carenze, insomma, è un po' prematuro, però sicuramente c'è la volontà di lavorare per migliorare, per raggiungere gli obiettivi sia della provincia che del territorio. L'Assemblea dei Sindaci non è una vera e propria novità. Qualcuno ci aveva già pensato? Noi come Partito Democratico siamo soddisfatti di ciò che sta avvenendo questa mattina. Il Partito Democratico ha voluto fortemente la Costituzione dell'Assemblea dei Sindaci, un organo previsto dallo Statuto della Provincia, l'articolo 25, un organo consultivo che può essere però importante e strategico sulla concertazione sulle grandi materie, sulle materie che più interessano i nostri concittadini, dallo sviluppo economico all'ambiente alla cultura, per fare alcuni esempi. Noi come Partito Democratico abbiamo ritenuto che in un territorio come il nostro, frazionato con 100 campanili, avere un organo consultivo potesse essere un utile momento di dialogo fra l'interistituzionale e oggi siamo contenti che ciò sia avvenuto grazie alla responsabilità dell'intero Consiglio Provinciale che ha immediatamente aderito alla nostra proposta per approvare all'unanimità questo organismo che io mi auguro possa funzionare, perché il buon funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è il buon funzionamento della buona politica.